dica, cosa è successo, Riccardo? È scomparsa una spilla di brillanti a una signora che era con lui la notte scorsa. Era con una donna, allora? Sì, l'ha conosciuta da me. Ma com'è possibile? Beh, insomma, la polizia ha detto così, io non so che dirle. Permesso? Grazie, buongiorno. Chiudi, chiudi pure, qui c'è una corrente, c'è. Permetti, questo è il posto mio. Io vengo sempre qui. Vengo sempre qui perché c'è la porta vicino. Psst, psst. Oh. Via qui, metta la sedia. E se sfilano, eh? E queste non sono scarpe da portare in prigione, vedi? Questi tu devi portare, mocassini, senza lacci. Qui ti fregano due baia, ma non hanno fregati a me. Che hai fatto? Niente. Furtarello? La sgranfignata? Ti ho già detto niente. C'hai una faccia da ladro, c'hai? Eh? Non t'arrabbiare, tanto qui bisogna diventare amici. Fai bene a non dire niente, io pure non dico niente, ma io in fondo che faccio? Qualche truffetta, qualche traffichetto, cabriolette. Commerci in automobili? No, cabriolette, scoperti, segni scoperti a vuoto. Permetti, Alberto Luccetti. Ricchia. Ricchia. Riccardo. Ah, dici Ricchia. Straniero? Austriaco. Austriaco? Sì. Io ho scritto tante di quelle canzoni in Austria. Ah, tante. Sì? Guarda, te ne prendo una a caso. Tarararan, tran tran, tran tran. Tarararan, tran tran, qui attaccano i violini, eh? Questo l'ho scritta io, ma tanto E tu a questa musica l'ho sentita suonare parecchio. Perché? Che ridi? Che c'è stata la guerra, non ho capito più niente, l'ho mandata su, poi non ho saputo più niente, io sono passato. Perché io scrivo. Io scrivo veramente. Tu scrivi? Bene, questo viene a proposito, vorrei mandare fuori qualche rigo e tu mi potrai aiutare. Tutto quello che vuoi, tieni. Qui c'è la matita. Grazie. Qui c'è il blocchetto. A te non ti hanno dato il blocchetto? Questo deve durare tutto il tempo che uno sta qua dentro. Scrivi, adesso ci penso io. Adesso glielo dico io. Secondino, guardia, apri questa cella. Permetti, e devo mandare un biglietto a questo amico mio, siccome lui non conosce nessuno, mentre io conosco tutti, però lo può dire anche al direttore, ecco. Grazie, molto gentile, fanno sempre così. Non può. E questo amico mio dice non può, no. Adesso non può momentaneamente, però. Ma che scrive a fa? Sono gli altri che devono scrivere a te. È urgente. Ma che fai? Che mestiere fai? Sono musicista. Come? Musicista? Già. Compositore? Anche. Come proprio musicista? Ma già. E via qui. Vabbè, lasciami perdere. E sta fermo. Senti, adesso basta, eh? Mi dici musicista, mi dici? La luna splende nel cielo blu, boom, sei tu, la gioventù. Bella, eh? Ti piace? Non c'è male. Tieni, è l'ultima. È un dono della natura, caro amico. Bello, eh? Sentire le proprie canzoni cantate da tutti. Le tue le cantano tutti? No, nessuno. Non me le fanno uscire, me le fanno. Ancora non trovo un bravo musicista. Io scrivo delle belle parole, ma a che serve? Senti questa. Oh mamma, mamma, dal crin d'argento, t'ho fatto piangere e me ne pento. Mamma, mammina, ti son vicino. Voglio adornare il tuo vicino. Bella. È nuova, di chi è? È mia. Come tua? L'ho composta io. Come fa? 23, 22... Ma no... 23,
Dammi un labisetto. 23, 3, 3, 12, 12, 20, 30, sta, mannaggia. Aspetta, aspetta, un momento, 12, 12, 12, 23. Che cosa stai scrivendo? 23, 24, 28, sì, sto facendo certi conti, va, fischia, fischia. 12, 23. Foster. La banca 28, 12, dov'è? Dove fuori? No, aspetta, lascio fa, è un amico mio, deve stare qui, questo, mia, aspetta, lascio fa, te bozze, namma, sempre lo stesso. Ricchia, ricchia mia, quanto sei bello, ricchia. La barca vola come il gabbio, 12, 20, vola. Alberto, vado via. Dov'è, io? Te porto una regina Celi. Ma che? Sono libero! È arrivato un telegramma da Parigi. Lei ha ritrovato la sua spilla. Ebbene, uno sbaglio, è un equivoco. Ricca, è un equivoco. Tu devi restare qui. È uno sbaglio, è un equivoco. Lui non può. Ricca, resta qui con me. Tu scrivi musica, io versi, conquistiamo il mondo insieme. Ricca, Ricca. Sì, sì, sentimi, lasciami Ricca. Andare, ho fretta. Ma come ci rivedremo fuori. Dove ti trovo, Ricca? Dove ti ritrovo? Piazza di Spagna. Piazza di Spagna, che numero? 29. 29. 29. Ricchia mia bella, piazza di Spagna, ricchia, 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 ricchia Costa, piazza di Spagna, vecchio. Che stai cantando? Non ti piace? Certo, ma cos'è? Senti, Non è male, no? Pensa che è già stata acquistata. Sarà un successo enorme. Straordinario, straordinario. Perché? Pensi che non abbia successo? Sì, ma vorrei proprio sapere chi è l'autore. Io lo conosco l'autore. È un ragazzo di grandissimo talento. Ah, lo conosci? Sì, ma mi ha detto che conosce anche te. Me? Sì, l'ho incontrato in un negozio di edizioni musicali. C'ero andata per comprare qualche disco. E come si chiama? Alberto Lucetti. Alberto, quell'avanzo di galera. È una persona simpaticissima e poi ora siamo amici. Ah, siete amici. Senti, Fiorella, io non voglio assolutamente che tu frequenti quel tipo. Tu non vuoi? Già, non voglio. Senti, Ricky, tu sei la persona meno adatta per farmi una scena di gelosia. E poi ricordatelo bene, non subisco imposizioni Fiorella, da nessuno. Ascolta. Non lasciami. Così quel bel tipo mi ha rubato anche la musica. Andiamo, che vuoi che sia una canzonetta? E oltre a tutto, continua a vedersi con Fiorella. Senti, ti do un consiglio. Per il tuo bene, dedicati soltanto al pianoforte e alla composizione. E lascia perdere le donne. Sì, così io studio e loro escono insieme. Eh? Ma che c'è di male? Questo sì è un bel passaggio. Sì, bella frase. Ma lei mi sta a sentire? Eh? A quello piace la mia musica. E ne sei contento? Ma gli piace anche la mia ragazza. Ricordati della promessa che mi hai fatto. Devi lavorare. Ah, la ringrazio davvero del servizio. Quando di nuovo il pianoforte. Lewis Brown. Perché, lo conosci? Non è che un illustre sconosciuto. E lo fanno suonare con Manardi. La nullità Brown suonerà con Manardi. È incredibile. Povero Ricky. C'è poco da ridere. È un mio pezzo forte. Il concerto in Mi Bemol Koski. Ricky, Ricky, lascia fare a me. Ti assicuro, ti prometto che suonerai tu con Manardi. Tu stai farneticando, Fiorella. No, io conosco qualcuno che conosce tutti e che può fare tutto. Ma tu ti illudi. Ma sì, è così, come ti dico io, lascia fare a me, ci pensiamo noi. Chi sono questi noi? Sono amato io oppure lo sei tu? Il mio amico, quello che non vuoi più vedere, Alberto. Alberto? Ti prego di non parlarmi più di quel signore. Non voglio assolutamente che entri nelle cose nostre. Ti prego, Ricky, non gridare! Ti ho già detto che non voglio che certa gente si mischi negli affari miei. Quanto sei testone. Peccato, perché Alberto arriva a tutto. Là dove gli altri falliscono. Ma lei è giovane, maestro. La credevo molto più vecchio. Davvero? E molti mi fanno più vecchio. Ma chi fa da sé fa per tre. Lo scriva, io ci tengo a farlo sapere. Visto, stavolta ho fatto da me ed ecco il successo. E che successo. Pronto?
Alberto, ciao. Ah, Fiorella, ciao, come stai? E Riccardo? Che dice Riccardo di me? No. Scherza. Allora devi fargli un piacere. Ma cento. Farei qualunque cosa per lui. Sì, e dimmelo. E ti dico qualunque cosa. Ah. E bisognerebbe impedire a questo maestro Brown di andare alla prova. Ecco, perfetto, Alberto. E va bene. Come facciamo? E beh, lasciami pensare, in qualche modo faremo. Grazie, ciao Alberto. Ah, Fiorella, che numero ha di... Dove ha? Pronto. Maestro Brown, che? Maestro grande Brown. Maestro Brown? Maestro Brown, grande maestro... Che lo conosci? No, non lo conosco, ma lo devo andare a intervistare proprio adesso, prima del grande concerto. Ma prima sono venuta da lei, maestro. Devo andare a intervistare il maestro Brown? Eh già. E dove abita questa maestra? All'albergo Capitol. Albergo Capitol? Sì, in quella piazza grande dove fanno i comizi. Quella piazza dove fanno i discorsi politici, sì, quel palazzo ecco. Grande, quello... Sì, quello grande. E vai a intervistare, la fanno entrare? Ma come no? Io sono autorizzata, sono dell'Italian Press. L'Italian Press? E può entrare? Già. E già, lei con questo cartellino entro entra, tranquillamente. Dice, buongiorno, maestra Brown, io sono stata per l'Italian Press, io adesso lo blocco, così. E scendo e parlo e... Che occhi. Ma chi ce l'ha mandata lei stamattina da me? Italian Press. Avanti. Permission? Brown. Hello, my dear Brown, my friend, Levisi, Luigino, Gigetto, me li chiama, insomma, mi ricordo. Chi è? Friend, amico, giornalista. Amico. Metta a sede, non ti ricordi di me? Ci conosciamo bambini, che è sta valigia buttata via? Bambini, eravamo piccoli. Che fai, ti è? Non ti ricordi? Io allora, no. In quei tempi, se ti ricordi, vivevo con nonna Caroline, e il marito, povero nonno, faceva la guerra con Gary Cooper contro gli indiani, se ti ricordi, no. Contro Toro Seduto. Ma come no? A New Orleans, ah? No, non sono mai stato a New Orleans. E manco io, appunto. Tutto combina. Tu da dove vieni? Da Filadelfia. Filadelfia, è lì che ci siamo conosciuti, ti ricordi? No. Ti ricordi? Come no? Ma metta a sede, sì, a Filadelfia, Luigino. No, ma come no, ti ricordi? No. Metta a sede, come faccio a dirti che ci siamo conosciuti a Filadelfia? No, Filadelfia? No. Aspetta, Gigi, non ti sa fare la carattina, la faccio io, ecco, mettere qua. Tutta rabbia. Io la so fa bene la carattina, dunque. Vediamo. Qui, dunque, a destra, no, a sinistra, gira avanti, gira indietro. No, gira perché io non la so fa. È come se la facessi davanti allo specchio, capito? Dunque faccio così, e poi si passa questa qui, e poi si passa questa qui, una sta sotto, quest'altra dietro. No, guarda, la devo fare come se io la facessi. Ecco, perché se no, ecco, così. Dunque passo qui, poi giro, faccio il nodo, il nodicino, tiro. Oddio, Bezzozzi, Luigi, a Gigi. Hai visto tante volte le disgrazie, come succede? Guarda, ma la faccio io adesso. No. Guarda, dunque, mi metto così, poi giro così, poi passo così. E fa ma fa, Luigi, io ti posso aiutare. Ma, stai aiutare. Buono, no? E certo ti posso aiutare. Ma come perché? Io sono giornalista, critico, non vedi? Oh, Italian Press. Critico musicale? Ecco, sono critico. Ah, sit down! Ora mi sembra di ricordare. E quando sei stato tu a Filadelfia? Filadelfia prima della guerra. Ah, prima della guerra. Prima della guerra. I remember! 5729 Avenue. Che gioia trovare un vecchio amico in una città sconosciuta. Oh, non ti preoccupare, Gigi. Tu sta sempre vicino a me, io ti farò aprire tutte le porte. Vedrai come l'apri tu. Sì, ma adesso andiamo perché si fa tardi, No, che tardi, Gigi. A Roma bisogna far tardi. Più arrivi tardi di Roma. Permetti sì, un concetto di sì, lo so, prego. Ma facciamo presto. Ho la prova del concerto. Ma lasciami farmi Ah, ma guarda che cosa hai fatto, Gigi. Ma insomma, guarda i miei calzoni. Stavo mettendo il senso, perché io bevo il senso. Mi calzoncini, leviamo, io mi ricordo la bambina, a me mi lavano sempre i calzoncini, ecco, giù, tira, così, io... ecco, adesso troviamo il vestitino buono, ecco, questo è da domenica, ecco, questo è grigio, beh. Buongiorno, signori. E il pianista? Suona solo quel pianoforte? Non ho mai aspettato nessuno in vita mia. Pausa. Alberto, funziona. Speriamo che non ci combini un pasticcio. Zitto, mai come quello che hai combinato tu.
Vieni, Gigi. Oh, vieni, la fotografia. Ah, fotografia. E là. No, no, no. Vedi qui, dagli han preso, vedi qui, te metti, no? Vieni. No, 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 fate lui, è un bel sorriso. Ecco. Grazie, grazie. E qui, Gigi, beviamo qualche cosa. Due whisky, per favore. E ti dai su. Ma che fai, Gatsky, Gigi? Due whisky, per favore. Maestro Brown, per favore, mi dà un autografo. Ah, l'autografo, Gigi. Mi fate metti far alla prova del concerto. No, no, te lo dico io quando dobbiamo andare via. Stai tranquillo, Gigi. Grazie, metti che tieni, bevi. Grazie. Bevi, Gigi. Oh, maestro, un autografo anche a me. Anche a me, per favore. A me. Fai, fai, fai l'autografo, Gigi, fai l'autografo. I signori dicono oltre. A me, maestro. Ma io non c'ero. Sono tuoi appassionati e poi fare l'autografo è una grande reclame, però la reclame è l'anima del concerto. Andiamo tardi. Ecco, a me, maestro, l'autografo, per favore. Una cosa incredibile. Non si è mai visto che tutta un'orchestra debba aspettare i comodi di un solista. Abbiamo già telefonato a casa, ma hanno detto che è uscito da un pezzo. È la prima e l'ultima volta che mi capita una cosa del genere. Psst. Adesso puoi andare. Sì? Sì. Sono senza dubbio un bene per la società, ma costituiscono delle infiltrazioni politiche. Ma tu Mazzini l'hai letto? Ma Mazzini l'hai letto? E c'è da ridere, non l'ha letto Mazzini. Guardi, io sono un indipendente. Le posso dire che bisogna essere obiettivi. Obiettivi bisogna essere. Lui c'è stato, glielo dica. Lei si deve documentare, documentare. Ha letto De Pretis? De Pretis, l'hai letto? No, non l'ha letto De Pretis. Perché lei deve dire che io... Leggi De Pretis, TGC. Grazie signori. Noi ci vedremo più tardi. Riccardo. Alberto. È fatta, eh. Brindiamo al successo, eh? Aspettiamo di sentire Manardi che ne pensa. E a me? Beh, 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 beh. Che okay, un bacetto, eh. Oh, quell'americano mi ha fatto fare tante di quelle corse che mi è venuta una fame terribile. Andiamo a mangiare. Perché non andiamo a mangiare gli spaghetti a casa mia? Spaghetti? Non c'è nessuno, papà è a Milano. A casa tua? L'americano, corri. Andiamo a mangiare spaghetti? Sì, andiamo. Andiamo con sta cipolla? La italiana? È la prima volta che taglio cipolla in vita mia. E non c'è niente. Infatti tu stai piangendo, no? È l'amore. No, è cipolla. Sì, va bene, la cipolla. La cipolla. Non mi ricordo se la cipolla va prima o dopo che ho fatto il sugo. Io ce la metto. C'è mica un po' di vino bianco? Non lo so, adesso guardo, eh. Ecco, questo va bene? Eh no, questo è champagne francese, un po' di vino per il sugo. Mamma mia la roba. E te sei piazzato bene tu in questa casa. Non dire queste sciocchezze.
Ho solamente una bottiglia di whisky e una di gin. Ma che c'entra whisky e gin? Ho detto un goccetto di vino per il sugo. Siccome ho messo la cipolla, beh, vabbè, se non c'è vino mettetevi a sedere. Arrivo io con la pasta asciutta. Mi sarebbe piaciuto molto imparare a cucinare, ma mio padre non ha mai voluto. È molto severo? No, io e lui siamo due ottimi amici, ma litighiamo molto spesso. Poi alla fine ho sempre ragione io. Mi piacerebbe conoscerlo. Certo, domani o dopodomani, quando torna da Milano. Ecco qua, pronto. Sentirete che roba. Forse la cipolla andava prima, non lo so. Ma non mi pare, però, perché io una volta la misi prima e mi si bruciò tutto. E io ho messa dopo, ma non deve essere cattivo. Adesso l'assaggio io, Poi vi so dire come sono. Non brucio, a me sembra... Sento buoni. Chi è? Mio padre. Il padre? Fiorella, dì a papà che venga anche lui a mangiare piatti di spaghetti. Chi è quella gente? Sono dei miei amici. Ma senti, Fiorella, sono tuoi amici e io non voglio adesso fare una questione di Stato. Dove vai? Mettete. Non voglio tanta gente per casa. È troppo. Caldo, che è troppo poco condito. A me piace condito. Mi piace il sugo a me. No, basta. Ti avete... Prendi, è buoni così. Ti Fiorella, sì, ragionevole. Ti lasci pigliare per il naso da uno spaccettato che ha trovato comodo di innamorarsi di una ragazza ricca. Lui non si è mai innamorato di me, sono io che lo amo. E tu che non cotta è innamorato di difendere mia figlia. Sei cattivo. Perfido se vuoi, ma è così, perché deve essere così. E intendiamoci bene, Basta su questo argomento. Non voglio più sentirne parlare. E mandali via. Mandali via, quei vagabondi. Meglio se ne andiamo. Andiamocene. Caro. Così hai deciso di tornare a Roma? Già. Allora vengo con te. Fiore, se dobbiamo far credere a Riccardo che siamo finiti a far pure qualche prova, no? Siamo così lontani, avvicinati, metti la testina. Ma su, è presto ancora. E se quello se ne accorge che non siamo fidanzati, scusa. Metti così. Ho capito, ma ancora Riccardo non c'è. Ma può arrivare da un momento all'altro, ci vede, si accorge che noi siamo due strani. Poi a me mi piace pure. C'è l'aeroplano. Vieni, sta per scendere. Metti la destina qui. Fiore, non ti dimenticare che sei la mia fidanzata, quello se ne accorge. Ecco così, affettuoso. Affettuoso, affettuosa, l'anello. Metti l'anello in evidenza, l'anello. Che faccia tosta, l'ha portata con sé. Oh, lo sai che noce? Che tu ti riconcili con Riccardo. E io mi butto con quella. No, aspetta, aspetta. Voglio vedere questa storia come finisce. E come finisce? Che tu ti riconcili con Riccardo e io mi sacrifico con quella, che non lo sapevo. Sempre così va a finire. Sono sempre io che mi sacrifico. Vada lì, vada, mi è brutta, mi pare una strega, mi pare. Se è per il vostro bene, però io mi sacrifico. Fiorella. Ciao. Come stai? Ti presento Germaine Leclerc. Piacere, piacere. E vous permettez, madame, je suis Alberto Lucchetti. Enchanté, madame. Enchanté. Enchanté. Io sono... Il mio fidanzato. Ecco. Come sarebbe? Fidanzato. Ricchia, ricchiettino mio bello, sei tornato. Pardon, madame. Est-ce que c'est moi mon français, mais c'est tellement longtemps que je ne parle plus français que je parle très mal. Ma lei lo parla benissimo. Vous venez proprio de Paris, madame? Sì. Oh, Paris. Lei c'è stato? Oui, Paris, la Torre Eiffel, la Seine, l'amour, Paris, les chansons, les trombones. Ma lei sa tutto. Oui. J'écris des chansons françaises. Oh, un poeta? Oui, des chansons. Canzoni d'amore? Et des chansons d'amour, oui. Oh. Vous connaissez, madame? J'ai des amis, centre à Rome et Paris. Che bella. Ma non penserai seriamente di sposare quel fanfarone là, per caso? È il mio fidanzato, perciò ti prego di non parlare così. Ma... Alberto? Senti, amore, dovevi dire qualcosa da parte del professore. Chi? A Riccardo. Io devo dire qualche... Sì. Che devo dire? Non... Io devo dire... Ah, che devi andare subito alle prove, ti aspetta il professore? Ora vado. Ma guarda la mia bambina che si ricorda di tutto. Ah, non te l'ho detto, ci siamo fidanzati, sì? Sì, me l'ha detto. Che facciamo? Prendiamo un taxi? Ma no, li accompagniamo noi, ho la macchina. No, no, grazie, prendiamo un taxi, vero? Beh, allora prima di andare alla prova venite a casa mia a bere qualcosa? No, è meglio che vada subito alla prova, non voglio far aspettare il professore. No, venite, ci sarà anche papà. Lo sai che papà è cambiato,
Vous venez, madame? Arrivederci. Oui, madame. Je vais attendre. Arrivederci. Arrivederci. Ciao. Ciao. Au revoir. Bye bye. Bye bye bye. Bye bye. Ma è un matrimonio impossibile. Fiorella è di buonissima famiglia. Beh. Lei lo sa chi è, Alberto? Alberto? È un ragazzo molto fine, distinto, colto e anche molto simpatico. Ah, certo, sì, molto fine, sì, distinto, sì, colto, sì, simpatico, già. Ma lo sa dove l'ho trovato? Sì, lo so. Ma eri anche tu in galera. Nel mio caso c'era una certa differenza. Sì? E poiché Fiorella l'ha conosciuto per mezzo mio, io avverto il padre. No, non te ne mischiare. Oggigiorno non no, ci no, si no, guarda no, se uno ha qualche peccatuccio sulla fedina penale. Già, con questo modo di ragionare... Ascolta, poi... se fosse tua sorella capisco, ma così... Lascia che Fiorella se la sbrighi e pensa al tuo concerto. Oh, tu sei nelle lungole. Andiamo. Mi fanno ridere questi giovani autori con buonasera, i loro psicopati. Buonasera. Ciao. E Germaine non è venuta? No, ha un po' d'emicrania. Oh, quanto mi dispiace. Oh, lascialo un po' a me, ti prego. Non lo monopolizzare. Hai capito? Grilletta? Beh, che prendiamo adesso? Un Negroni oppure un Martini? No, grazie. Non prima del concerto. Oh, ma perché? Io pensavo che quando si è bevuto qualcosa e si è un po' allegri, no, si suonasse anche meglio. Oggi il mio cuore mi dice che vivendoti accanto sarò sempre felice in un magico incanto. Bomba! Fiore di gioventù, forse sì, con certo, le trombe, pa 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 pa. Se il tuo labbro sorride, mi scusi, il prego, mio cuore ne gode e più nulla ti chiede. Bimba! Fiore di gioventù, via le trombe, nel mio cielo sereno, ormai non piove più. Pliplu, 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 pliplu. I due o tre nodicine, tanto per così per dare la sensazione dell'acqua. Piace? È un gran talento trovare la musica. Questa mi è venuta così. Questa l'ho composta per lei, Fiore di gioventù è lei. Piace? Ti piace? Moltissimo. Tu mi metti al posto la musica, non è una cosa difficile, eh? Facciamo una cosa molto moderna, eh? Questo farà carriera. Che si possa ballare, si possa cantare. È meglio che ne parliamo subito, vieni con me, vieni. Che vuoi? Bel pezzo. Non è difficile, ho composto appunto facile. Adesso, ascoltami attentamente, io non ti voglio rovinare perché ti voglio bene, ma questa storia deve finire. Che storia? E che ti importa a te? Ciao, papà. Ciao. Papà. Lo chiami papà? Papà. Che? Permetti, ti presento il maestro Roth. Piacere. Piacere. E Riccardo Koster, un pianista formidabile. Il famoso vagabondo. È tanto che desideravo conoscerla. Ah, sì? Non ne avevo l'impressione, ma meglio tardi che mai. Signor Sandy, ho bisogno di parlarle. Riccardo è un mio amico, un matacchione. No, no, ti avverto che non scherzo. Scherza lui. Ah, Germaine. Buonasera, Germaine. Tuo mal di testa? Buonasera, Fiorella. Permetti, mio padre, Germaine. Un drink, un Lixi Martini? Ma sì, con molto piacere. Un Lixi Martini, allora. Pardon, disturbo, ne è venuta una sete, una fame. Ah, roba che c'è. Come se va, madame? Non c'è male, lei? Est-ce que vous voulez un panino? Le olive, un'olivetta? Prego, accomodatevi. Prego. Ascolta, Fiorella, il tuo gioco è molto divertente, però non devi esagerare. Che gioco? Certo, non penserai che tutto questo io lo prenda sul serio. Eh? Perché non vuoi credere? Sarebbe come se io non avessi creduto che tu sei arrivata all'aeroporto con Germaine. Questa qui è un'altra faccenda. Perché? Tu hai fatto il comodo tuo, io il mio. Dovevo star dietro a un sogno tutta la vita? No, caro mio, pensa che barba. Basta però adesso. Questa tua commedia diventa una farsa. Shh. Ma una cosa la devi sapere. Non voglio sapere niente. Voglio anch'io un Martini. Eccolo, ti stavo aspettando il tuo Martini. Amici, si sta facendo tardi. Non scordiamo il concerto ora. Io non ci vengo. Non vai? Non vengo al concerto perché non mi va. Riccardo, viene. Fai tardi al concerto. Su, 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 andiamo. Andiamo. Può darmi un po' di rosso per le labbra? Ho dimenticato il mio. Pardon, madame. Pardon. È molto innamorato. Chi? Alberto. Ah, sì. Non può stare un minuto senza di lei? Mm. Quando vi sposerete?
Beh, molto presto, credo. Povero Riccardo. Perché povero Riccardo? Che c'entra? Perché fa molto bene la commedia, ma non con me. È innamorata di Riccardo, adesso lo so. E perché allora prima... Perché prima non lo sapevo. Guarda, era solo una scusa per parlare. Vado al concerto. E lei? Io? Me ne vado. Che? Il concerto. Il concerto? Eh sì, è lui. È il concerto. Sì. Lo conosco bene questa musica. Ah sì? Alta se la conosco questa musica. Riccardo gliel'ha fatta sentire? A me? Sì. L'ha fatta sentire a me? È mia questa musica. È sua? Eh sì che è mia questa musica. Ma è no. De moi, c'est musique. Ma non è possibile. Se è possibile. Je vais expliquer. Era una notte e pioveva. Mazza, come pioveva. Il pleuré. Sì. Ma è schizzo qua. Non fa niente. Ma lo sente, c'è fatto francese che c'è. Ma lo credo. E io ero a casa. Cioè, alla maison, quando il pleuve, je ne sors pas, non esco mai, che esce quando piove. E io la suonavo al pianoforte. C'avevo un gran pianoforte a coda lunga. Ta-ta-ta-ta-ta-ta. E fai il pendolo. Viaggiatori per Zurigo e Monaco. Fai il pendolo. La morte non mi sembra. C'è un'orologione grande. No, non è continuare. I viaggiatori per Zurigo e Monaco sono pregati di recarsi. Sì, è bello un malaereo. E continuare. Siete très intéressant, qu'est-ce que je veux dire. Un'altra volta l'aereo. Ta-ta-ta-ta. Écoutez, madame. Le pendolo, je veux dire. Un jour je viens à Paris. E se lei non ha dimenticato questa sua invitazione, je viens jeudi. Mia fata bionda. Eccomi. Au revoir. Paris. La Ville Lumière. I viaggiatori per Parigi sono pregati. Napoleon, la rivoluzione. Chevalier. A presto, a presto. Si prega di non fumare oltre la porta della terrazza. Paris. C'est toujours Paris. I viaggiatori per Parigi sono pregati di recarsi sulla pista. Si prega di non fumare oltre la porta della terrazza.